Vai pure Henry. Buon pareggio mister al 90. Sì, no, abbiamo fatto una partita molto attenta, molto di tatticamente perfetta, perché comunque con la Roma non puoi concedere tanti spazi. Secondo me la squadra veramente ha seguito tutti i dettami tattici, ha avuto coraggio, ha tirato in porta quelle volte doveva tirare in porta. Siamo riusciti ad arrivare al 90esimo e da lì in poi secondo me è stato un crescendo di fiducia e probabilmente i rigori, sicuramente quando ci siamo parlati li ho visti negli occhi, i ragazzi erano carichi per regalare una storia allo Spezia che è quella della qualificazione. Ci siamo riusciti secondo me attraverso quella voglia che avevamo per poter volerci arrivare. L'hai pensata proprio così, una destra più bloccata, una sinistra un po' più veloce, insomma ce l'avevi anche spiegato in conferenza stampa, e poi ovviamente c'è chi va in campo e si sacrifica come quei due là davanti. Ma penso che la squadra abbia avuto un atteggiamento, diciamo, da Spezia, che mi piace a me, che nel calcio bisogna correre, bisogna essere ordinati, ma soprattutto bisogna avere coraggio. E oggi lo Spezia ha dimostrato tutte e tre queste cose qui. È una qualificazione che ce la prendiamo, ce la siamo guadagnata, ce la siamo sudata, ma soprattutto sono contento che il cuore dei ragazzi è venuto fuori ancora una volta e il risultato rimane storico, e quindi ai nostri tifosi, al nostro presidente, alla nostra società è un evento storico che bisogna adesso dare continuità, perché adesso siamo nei quarti finale, affronteremo una partita come con Alessandria, che anche loro sono arrivati alla storia, sarà ancora più bello perché una delle due squadre arriverà alle semifinali, quindi un bel quarto di finale da giocare. Vedendo appunto la sua organizzazione tattica, invece la disorganizzazione tattica della Roma, questa è una testimonianza della supremazia della scuola di Coverciano rispetto a quella estera? Ma non lo so se è una supremazia, io so solo che con la Roma quando giochi con le grandi squadre devi essere bravo a intanto non chiuderti sempre, perché sennò poi prima o poi prendi gol, però soprattutto di cercare di far giocare da una parte la squadra magari avversaria dove magari è meno forte e di poi attaccarla dove magari è meno debole. Nel primo tempo in parte siamo anche riusciti, poi un po' alla volta la Roma è venuta fuori, però non li abbiamo fatto mai alzare i ritmi, perché la difesa oggi in centrocampo sono stati veramente, e con l'attacco sono veramente bravi a chiudere tutti gli spazi quando c'era da chiudere e quando c'era da soffrire, perché oggi comunque in alcuni momenti abbiamo anche sofferto. Poi io dico solo questo, che ai rigori li ho guardati negli occhi, i ragazzi erano vincenti tutti, compreso il portiere Cisola che ha fatto una grande cosa. La Roma non vince dal derby, l'avversario qual è secondo lei il problema di questa Roma? Ma è difficile dirlo, soprattutto perché giocando ogni tre giorni noi come la Roma è un po' difficile. Chiaramente oggi la Roma non ha alzato molti ritmi, chiaramente perché è stato bravo anche lo Spezia a non farli alzare, perché quando alza i ritmi la Roma diventa devastante, cioè non c'era confronto, mentre oggi lo Spezia ha fatto tutto quello che doveva fare per cercare di non far alzare i ritmi la Roma e cercare di colpirlo ogni volta che c'era da poter ripartire, perché 3-4 occasioni abbiamo avuto anche noi. Mi è piaciuto tutto, diciamo, dello Spezia di oggi, però è un risultato che ci deve dare fiducia e ci deve dare soprattutto consapevolezza che anche lo Spezia ha giocatori e squadra per poter fronteggiare sia in campionato e soprattutto magari adesso in Coppa, che voglio dire, questo risultato storico io spero che non vada buttato via, perché c'è la possibilità insieme ad Alessandria di avere un 50% di possibilità di arrivare alle semifinali, quindi vedremo a gennaio quello che succederà. Ecco, ti sei un po' preoccupato per questi 120 minuti in vista anche di Brescia? Cosa dobbiamo fare? Ma se bisogna entrare nella storia lo si fanno anche volentieri. Certo. E penso che il risultato, anche i ragazzi erano tutti stanchi, però erano molto felici, che questa sera cercheremo di ancora di magari 2-3 ore di relax anche per loro, e da domani penseremo al Brescia, penseremo chi chiaramente più stanco, ma questa è una cosa che lo faremo da domani, quindi adesso godiamoci il momento. I complimenti li faccio alla squadra e per la storia gli dico solo che ai nostri tifosi abbiamo raggiunto una cosa grandissima, però adesso sarebbe un peccato fermarsi.